Ciao ragazzi, siamo Mauro e Antonio di 55, Wisdom 55. Oggi un video speciale perché sarà il nostro primo video interamente dedicato al Natale e prepareremo insieme i buonissimi e classici biscotti al pan di zenzero. Ma questo è un video specialissimo perché in collaborazione con la nostra carissima amica Elena del canale La Cucina di Lena, e anche lei ci farà vedere la sua speciale versione dei biscotti pan di zenzero. Vi mettiamo sia il canale di Lena che anche il video in questione tra le schede informative. Lena ha un canale bellissimo, tutto dedicato alla cucina veloce, ma soprattutto, diciamolo Antonio, noi ci siamo innamorati di Lena per la sua rubrica dedicata alla cucina asiatica. Lena, come cucini tu i cibi asiatici? Nessuno in tutto il web. Ok ragazzi, andiamo a vedere subito gli ingredienti che ci occorrono per preparare i nostri biscotti pan di zenzero e dopo andiamo a cucinare. La prima cosa da fare è quella di preparare l'impasto dei nostri biscotti. Ragazzi, niente di più semplice, si comporterà come una semplicissima frolla, quindi una volta incorporata la farina, lavoratela il meno possibile e mettete il panetto a riposare in frigo per un po'. Subito dopo stendete la pasta e con tutti i vostri stampini fate tutti i biscotti che più vi piacciono. Mentre la frolla riposa in frigo, possiamo preparare la glassa per decorare i nostri biscotti. Ragazzi, che biscotti di pan di zenzero sarebbero senza la loro bella glassa bianca? Quindi all'albume d'uovo bisogna aggiungere gradatamente e sempre mescolando lo zucchero a velo fino ad ottenere una bellissima, liscissima e bianchissima glassa di zucchero. Fatta la glassa, ragazzi, attenzione, questo è importante, mettetela subito dentro la sacca a poche perché questa glassa, come giusto che sia, tende ad asciugarsi veramente alla velocità della luce.
ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Antonio, ti sono piaciuti? Non sono troppo carini questi biscottini fan di zenzero con tanto di laccetto per appenderli nell'albero? Ma non solo, sono pure profumati. Il mio preferito è questo. No, il mio chissà perché, come mai, è quello con scritto 55. Ma chi lo sa perché? I misteri della fede. E chissà Elena come avrà fatto i suoi biscottini di pan di zenzero. Esatto. Io ora vado a guardare subito il suo video, ecco. Ma non solo tu, anche voi dovete andare a guardare il video di Elena. Bene, se la ricetta di oggi vi è piaciuta, metteteci tanti pollici in su, iscrivetevi a 55 Winston 55, non vi interrompere, e noi vi diamo un grande abbraccio, un grasso bacio, un grasso bacio. Vabbè, sì, nel nostro caso ci sta. Esatto. Un grasso bacio. Ciao e alla prossima. Ciao.